anche nel senso. Allora, eccoci qua per parlare di libertà di informazione, di giornalismo d'inchiesta. Gli parliamo anche di questi giornalisti che hanno fatto la storia. Abbiamo parlato del caso Watergate, stiamo parlando di questo film The Post. C'è un altro film, il duello Frost-Nixon, con una intervista appunto al presidente Nixon, un'intervista che si è rivelata veramente, come dire, determinante. Ascoltiamo questo breve pezzo. Secondo me, una persona che sta organizzando un insabbiamento non potrebbe esprimersi Mi più dispiace, chiaramente ma di sono così. costretto a fermarla qui perché sta facendo una cosa che io non mi sarei mai permesso di fare né ora né in nessun'altra puntata. Lei mi sta citando fuori contesto e non in sequenza e vorrei aggiungere che io ho partecipato a tutte queste interviste senza un solo appunto con me. Beh, è la sua vita, signor Presidente. Lei ha sempre affermato di non aver saputo nulla di questa faccenda prima del 21 Sì. marzo, ma ci risulta che a febbraio il suo avvocato personale si sia recato a Washington per mettere insieme la somma di 219.000 dollari per poter pagare il silenzio degli scassinatori. Ora, veramente si aspetta che noi crediamo che lei non ne fosse a conoscenza? No, pensavo che quel denaro servisse per scopi umanitari, per aiutare le persone svantaggiate nelle difese legali. Però veniva consegnato in buste con nomi falsi, sopra cabine telefoniche. E negli aeroporti da persone con i guanti. Non si saldano così le parcelle degli Senta, avvocati. io ho già rilasciato una dichiarazione sull'argomento. Se ne occuparono Oldman e Ehrlichman, non ne sapevo nulla. Ok, va bene. Bene, lei ha tratto una conclusione e io ho espresso il mio punto di vista. Passiamo ad altro. Andiamo No, avanti con l'intervista. aspetti Non un attimo, voglio ascolti. parlare con Se lei in Oldman questo e modo. Ehrlichman erano gli unici veri responsabili, quando in seguito lei ha scoperto che erano coinvolti, perché non ha chiamato la polizia e li ha fatti arrestare? Non è questa una copertura, un Sì, insabbiamento? forse avrei dovuto, magari sì, dovevo chiamare i federali nel mio ufficio e dire: Ehi, ecco i vostri uomini, portateli subito in tribunale, schedateli e poi sbatteteli in cella. Io non sono quel tipo di persona, lo sa, Oldman, Ehrlichman, conoscevo le loro famiglie, li conoscevo fin da ragazzi. Oh sì, ma sa, politicamente mi pressavano per sbarazzarmi di loro, la pressione era immensa e così l'ho fatto. Ho dovuto tagliare prima un braccio, poi ho tagliato l'altro e non sono un bravo macellaio. E ho sempre sostenuto che quello che stavamo facendo, non era criminale. Senta, quando si è in carica. A volte bisogna fare molte cose che forse non si possono definire nel senso stretto della legge legali, ma vengono fatte per conseguire il bene più alto della nazione. Scusi, voglio essere sicuro di aver capito. Sta veramente affermando che in certe situazioni il presidente può decidere il migliore interesse della nazione e poi fare qualcosa di Sto illegale? dicendo che se è il presidente a farlo, vuol dire che non è illegale. Come, scusi? È quello che io penso. Ma mi rendo conto che nessun altro condivide questa opinione. Quindi, per essere chiari, noi possiamo affermare che qualunque sia stato il motivo, lei prese parte a un tentativo di copertura e che di fatto ha violato la legge. Oh mio Dio, l'ha inchiodato. Forse Cazzo. dovrei. Allora, ecco, è un'intervista particolare. Professor Kasen, anche uno stile particolare e un giornalista che mette alle strette. No, non è solo che mette le strette. È un giornalista che per andare a intervistare Nixon era ormai in miseria perché si era mangiato tutto, aveva fatto una serie di scelte veramente allucinanti e quindi per la sua sopravvivenza e per poter avere un futuro da vecchio presidente accetta questa intervista e il giornalista, che è libero professionista, non ha una testata alle spalle, riesce a mettere insieme i soldi che il presidente chiede per poter essere intervistato e parliamo di qualche milione di dollari dell'epoca. E il rischio è che questa intervista non riesca a tirar fuori dalla bocca del presidente quello che si andava a cercare. Era consapevole del Watergate o no? E l'abilità, e questi sono, è un film reale, cioè viene da fatti reali, ci riesce. Quell'intervista, alla fine, l'abilità del giornalista riesce a inchiodare Nixon, che ovviamente avete assistito,
conferma di essere stato a conoscenza dei fatti e di aver tentato di obliterarli. Questo è giornalismo, e questo vuol dire che anche il giornalista non deve essere necessariamente legato a una testata giornalistica. Questa è la cosa importante, perché il giornalista che cerca di avere un posto fisso dentro un giornale è ovvio che si sottometterà a qualsiasi richiesta che il direttore o l'editore farà nei suoi confronti. E ovviamente questo è il limite dell'informazione. Poi ci sono delle eccezioni che emergono all'interno di delle testate giornalistiche, che in qualche maniera fanno vendere i giornali o aumentano l'audience nella televisione. È un esempio la Gabanelli, per cui emerge e la gente comincia a guardare con interesse a questi programmi, perché dicono la verità, perché dicono quella verità dove tutti gli altri si fermano. Tutti dicono quelle cose, però fino a un certo punto. Quindi l'omissis non è peccato. Non dico il contrario, ma non ti dico tutto. Quindi è un peccato veniale. E allora poi ci saranno tutte le ritorsioni della direzione della RAI nei confronti della Gabanelli, per esempio il tentativo di togliere la protezione legale alla trasmissione. E successivamente, come abbiamo visto, la Gabanelli se ne va. Allora è meglio che se ne vada, perché la RAI sta meglio. Ma vediamo per esempio la differenza tra le due testate giornalistiche, quella di Mediaset e quella della RAI. La RAI fa inchieste, Mediaset non fa inchieste. Al massimo può andare a correre dietro a qualche birbantello che racconta le storie o vende farmaci a taroccati o cose di questo genere, quindi l'effetto maggiore Striscia la Notizia, no? Oppure quelle inchieste che sembrano dettate da coraggio. In realtà sono inchieste insignificanti rispetto alla quantità di informazioni che invece potrebbero essere date e che sono importanti. E naturalmente nessuno ha interesse a farlo. Soprattutto testate televisive private e soprattutto testate che poi devono andare d'accordo con la RAI, perché tra RAI e Mediaset c'è un accordo ferreo. E poi c'è l'invadenza della politica dentro la RAI. La RAI è condizionata da tutti i vari presidenti e segretari di partito che si sono succeduti e quindi ha un limite. Però ancora adesso, purtroppo, la RAI dimostra una libertà di informazione che tutte le altre testate televisive non hanno. Franca Longo. Beh, oddio, è veramente forte quello che ha detto il professor Casi, una libertà di informazione nei confronti delle altre testate. Diciamo che in una scala di mediocrità, diciamo che è quella che se la cava un pochino meglio, ma sempre nella mediocrità. Cioè noi non siamo sicurissimi che noi non abbiamo un'informazione dai nostri classici mezzi di informazione che è la RAI e Mediaset. Ci sta provando magari qualcun altro, però anche lì sempre molto mediato. Ma qual è il pubblico? Qual è il pubblico? Allora, i giovani non guardano la televisione, quindi non guardano l'informazione, accedono a quello che gli interessa per loro di informazione, ai social, quindi anche lì passa o non passano determinate cose. La fascia medio-alta come età guardano in generale programmi di intrattenimento. Praticamente vere e proprie informazioni da parte di queste reti non ce ne sono. Diciamo che viene dato quello che ritengono che il pubblico chieda. Viene dato quello che la gente si aspetta dopo 30 anni che si è abituata a non vedere e non essere informata. Quindi praticamente dell'informazione non gliene frega niente.
Tant'è vero che meno si preoccupano dei livelli, dei dibattiti che ci devono essere. Cioè noi assistiamo a delle situazioni di una penosità pazzesca, per cui per quante ore parlino, noi non riusciamo a avere un'informazione giusta, un dato, un senso critico nei confronti di chi ci governa. Cioè ormai siamo in un appiattimento totale, sia da parte del pubblico che guarda, sia da parte di chi propone il programma. Cioè io non ho mai visto che se un programma non va bene qualcuno paghi, non paga più niente nessuno. Non pagando più niente nessuno, praticamente abbiamo un livello bassissimo di informazione. Cioè io quasi quasi rimpiango quel periodo in cui le TV erano veramente in mano i partiti, ma qualche cosa veniva fuori negli anni 60, cioè allora qualche cosa veniva fuori. Beh, ad esempio, possiamo fare un esempio, perché il periodo natalizio è stato un periodo particolare. Qual è stata la notizia che probabilmente è stata più sentita in questo periodo? Probabilmente quella dell'albero di Natale di Roma. Spelacchio, no? Il famoso albero è diventato un caso nazionale. Vediamo qualche pezzetto di telegiornale, diciamo, di come è stata raccontata questa vicenda. Spelacchio, un soprannome conquistato sul campo che nel bene o nel male lo ha reso celebre su tutti i social. Foto, battute, persino un profilo Twitter a lui dedicato. E tra i vari commenti tutti si chiedono perché sia così spelacchiato. È un albero tagliato. Tagliato perché? Perché chiaramente un albero alto 20 metri non è che si può portare con la zolla, e allora lo si taglia. È chiaro, il cemento è stato messo per poter stabilizzare la pianta, essendo tagliato, dove la do l'acqua? Sul cemento? Quando penetra? Non penetra mai. Still like you. It's fine. A tarda sera verrà rimosso, ma di lui si parlerà ancora a lungo, anche perché è finito al centro di un'indagine dell'autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone. Il fatto è che Spelacchio, per quanto emaciato e malinconico, è costato caro, quasi 50.000 euro. Due anni fa, con 38.000 più spese varie, il comune di Roma ne acquistò due delle stesse dimensioni. Spelacchio, sistemato nel cuore di Piazza Venezia con i suoi circa 20 metri di altezza, è ufficialmente morto. Il comune, che inizialmente aveva spiegato l'aspetto dimesso con la scelta di un addobbo raffinato, aprirà un'indagine per accertare le responsabilità della sorte di Spelacchio. 48.000 euro arrivato dal Trentino, che però alza le mani e si difende. Da noi è partito in ottima salute, dunque si è subito uno stress e stato durante il trasporto. Dopo glorie e discussioni, le luci di Spelacchio si sono spente alle 19.08 dell'11 gennaio. E proprio come quando si dà l'addio a una celebrità, non sono mancate le telecamere, più i messaggi d'affetto che i cittadini hanno lasciato sotto i suoi rami, mentre più d'uno gridava: Spelacchio è uno di noi. Bruttino, triste, tristissimo, era meglio niente, fino a un nome che conteneva tutto, anche un po' d'affetto. Spelacchio non ce la farà ad arrivare a Natale, avevano pronosticato in tanti, fior di botanici compresi, e infatti Spelacchio è morto. Si è ufficialmente seccato. A dare l'annuncio è stato lo stesso comune di Roma. Da albero relitto di Piazza Venezia si trasformerà in un pezzo da museo. Che colpaccio! I suoi detrattori, i giornali stranieri, che lo avevano definito uno spazzolone, ora dovranno ricredersi, arrendersi al fatto che Spelacchio, arrivato dalle foreste del Trentino, è ormai una star. Tutti in fondo si erano affezionati alle sue imperfezioni, alcuni attribuendogli addirittura poteri taumaturgici. Hai visto mai che Roma, salvandolo, salverà anche se stessa? Allora, ecco qua, Francesco, cosa dici? No, mi verrebbe da dire, guardando queste immagini, che la storia di Spelacchio è la storia di Roma, nel senso che Roma sopravvive a qualsiasi cosa. È sopravvissuta ai lanzichenecchi, è sopravvissuta alle invasioni, è sopravvissuta a quando, anziché abitarci 2 milioni o 3 milioni di persone, ci abitavano 15.000 persone che vivevano dentro nel Colosseo, nei cosiddetti anni bui. E poi sopravvive a queste vicende, poi alla fine i romani, che tutto inglobano anche con la loro empatia, riescono a fare proprio persino questa vicenda. Posso dire, visto che si parla di informazione, vicenda secondo me di caratura al massimo municipale, mettiamola in questi termini. Cioè è divertente perché, rispetto alle cose molto serie e giuste che si sono dette questa sera, evidentemente c'è sempre bisogno di un riempitivo dell'attenzione. Questo mi verrebbe da dire. Non mi spingo a parlare, perché non ci credo, non ci ho mai creduto, di complotti, di queste cose qua, però diciamo che nella nostra economia del consumo sfrenato abbiamo bisogno di riempitivi di notizie, no? Con le quali nel frattempo dare
comporre un quadro il più possibile generico e vago di quello che ci succede intorno. Prima è stato detto di quanto poco gli italiani sanno dei fatti di fuori d'Italia, e effettivamente è perché noi ci nutriamo, mi dispiace, non voglio fare troppo lo snob, però ci nutriamo soprattutto di questa roba qui al posto di altre notizie. C'è una sola cosa che voglio dire: secondo me poco fa è stato mostrato quel bellissimo, invece viceversa, quel pezzo clamoroso dell'intervista di Frost a Nixon del 77. La televisione italiana, come si diceva, manca clamorosamente di momenti in cui qualcuno viene, come dicono gli italiani con una bellissima espressione, preso in castagna, no? Cioè, quanti sono gli episodi? Lì c'era Frost Nixon, a me è venuto in mente un episodio di qualche anno prima di cui si sa un pochettino meno, è del 68, ma ne è stato fatto un bellissimo documentario che si chiama Best of Enemies, che racconta del dibattito intellettuale tra Gore Vidal e William Buckley Jr., la sinistra e la destra americana nel 68. I due si scontrano e a un certo punto, come succede in quella immagine in cui Nixon viene colto da Frost nel dire una cosa clamorosa, il presidente degli Stati Uniti, perché è presidente, è sopra la legge, cioè cosa che ovviamente si rende stesso, lui stesso, conto della bestialità o della cosa oscena che ha detto. Beh, in quell'altro dibattito a un certo punto Gore Vidal, che provoca e stuzzica con fare mefistofelico William Buckley, accusandolo di essere un criptonazzi, William Buckley sbotta a un certo punto e dice: smettila di chiamarmi criptonazzi, checca, o ti darò un pugno in faccia e resterai steso. E in quel momento noi vediamo nello sguardo di Gore Vidal, il suo oppositore, lo stesso sguardo di trionfo che vediamo in Frost: ho vinto perché l'ho preso in castagna, in questo caso sulla sua volgare omofobia, mettiamola così. Ecco, nella televisione italiana mancano dei momenti di verità tra virgolette democratica, o se vogliamo verità di libertà, nella quale qualcuno a un certo punto dice una cosa che è clamorosamente contro i suoi stessi interessi e fa un bel autogol. Certo. Alessia c'è un'altra. Su questo su tutte e due, anche che Nixon era un personaggio difficile, diciamo, difficile è una cosa così leggera, perché Nixon durante la guerra in Vietnam arrivò a minacciare l'uso della bomba atomica. E Nixon non era quel personaggio così confuso e incapace, era veramente, come poi era fuori sul film adesso, The Post, era veramente cattivo, cioè le cose le faceva, le prometteva e le faceva. Tant'è vero che tenteranno di far saltare il giornale, tant'è vero che poi l'intelligence fornirà a... The Washington Post altre informazioni su Nixon al punto tale di farlo saltare. Nixon era considerato dall'intelligence americana un presidente pericoloso, e questo la dice lunga. Quindi poi le cose non sono così teatrali come vengono presentate nei film, perché i film poi creano. Invece prima si parlava di giovani e di giornalismo. Se non ci sono scuole, noi ci meritiamo i giornalisti che abbiamo, e sono giornalisti di buona volontà, perché imparano da soli a fare giornalista, perché non ci sono scuole, ma non scuole omologanti come ce ne sono alcune, come fare giornalista, ma delle scuole che insegnano veramente le tecniche per ottenere, per arrivare alla notizia, per riuscire a dare, a spiegare al neogiornalista che la cosa più importante non è il giornale, non è la testata televisiva, non è la radio, non è internet, ma è chi guarda e chi recepisce la notizia. Lui è importante. Questo è il primo articolo di un'etica che non esiste. Se io, quando do una notizia, mi pongo il problema di spiegare a chi leggerà esattamente quello che sta succedendo e che sto spiegando, allora otterrò quel risultato. A che punto è il mio diritto di dare la notizia? A che punto ho il dovere di darla? Questa è un'altra problematica molto importante.
perché posso avere la notizia ma non la do. È quello che succede nel film, perché la notizia viene data prima al New York Times, che naturalmente la glissa, e poi invece sarà una donna che si prende la notizia nel Washington Post e decide, peraltro questa di giornalismo non ne sa nulla, e questa la dice lunga, perché quando si è troppo professionisti si finisce con l'essere negligenti. Questa è una brava massaia che ha ereditato la testata giornalistica. Il padre, ma non l'ha consegnata alla figlia, l'ha consegnata al marito della figlia, il quale naturalmente probabilmente era poco pratico, mette in crisi la testata giornalistica, la parte finanziaria, eccetera. Quando il marito morirà e lei succede, quindi gli casca, è una donna di casa che accudisce i figli, che segue le cose che una donna a quell'epoca era abituata a fare, oggi non più, per fortuna. A questo punto lei deve prendere le decisioni di un ambiente che lei è assolutamente sconosciuto, e allora viene fuori l'istinto femminile, quello di capire qual è la cosa più giusta da fare, pur non avendo tutta quell'esperienza che invece altri avevano, ma che la sconsigliavano di fare. E alla fine vincerà lei, vincerà da un punto di vista mediatico, vincerà da un punto di vista dell'informazione, ma vincerà da un punto di vista anche economico, perché salverà il giornale. E quindi ottenendo. Alessia Celantano, allora il professor Casa ha introdotto, ha toccato alcuni punti, come dire, dolenti, no? Cioè la scuola, come si diventa dei giornalisti, ad esempio, di inchiesta. Un altro elemento che secondo me manca profondamente è il metodo, che è ancora un altro elemento in più, oltre alla sicuramente l'intuito, tutto quello che si può imparare. Io stessa vengo da una scuola giornalistica, se, insomma, no? Visto che spesso si crea anche questa diatriba tra scuola e non scuola, oggi nel giornalismo ci sono anche questi punti, però secondo me, al di là di tutto questo, quello che ho visto mancare molto spesso anche, insomma, nel lavoro giornalistico fatto soprattutto con i colleghi italiani nel confronto ad esempio con i colleghi che lavorano nel mondo anglosassone, è un metodo di lavoro che da noi manca e che secondo me è una delle più grosse lacune che poi sono le differenze. E il fatto di avere proprio questo a livello non soltanto di inchiesta, parliamo anche proprio di notizie insomma più veloci, anche nel reportage comunque, il fatto di nell'inchiesta sicuramente questo è molto più evidente, perché soprattutto nel mondo anglosassone l'abitudine a analizzare i dati, quello che poi adesso noi chiamiamo spesso data journalism, però in realtà sì, anche questo è un termine un po' abusato, però l'abitudine ad analizzare tutto il materiale, ad esempio, per poi poter da questo estrapolare delle tendenze e poi eventualmente approfondire in senso verticale se si tratta di un'inchiesta, perché questa è un po' la mia visione dell'inchiesta rispetto al reportage, no? L'inchiesta è qualcosa che si analizza soprattutto in verticale, mentre il reportage, ad esempio, è qualcosa che si analizza più in orizzontale. L'inchiesta è la pars destruens, il reportage è la pars construens, se vogliamo, in divisione di questo tipo, appunto la capacità di mettere in campo tutte le proprie forze e sistematicamente, quotidianamente, in modo ordinato, anche spesso utilizzando dei nuovi strumenti che sono anche alcuni più dati come da Excel piuttosto che le nuove tecnologie, per poter fare in modo di avere sott'occhio tutto quello che è gli elementi a disposizione e poi da lì partire e poi sviluppare la propria storia. Ecco, quello che vedo da noi molto spesso invece è un'improvvisazione, ecco, che a volte porta dei buoni risultati, perché comunque abbiamo un certo intuito, sicuramente abbiamo dei giornalisti straordinari, insomma, questo senza dubbio, però ogni volta non si studia abbastanza, secondo me, soprattutto nell'ambito del giornalismo d'inchiesta, e non c'è una sistematicità nel procedere dalla prova fino poi alla dimostrazione di essa. Questo è un aspetto che sento molto come differenza nel lavorare ad esempio con un ambiente anglosassone, quindi con gli americani, con gli inglesi, con i quali spesso mi trovo a lavorare per inchieste internazionali.
Ok, allora, Franca Longo, cosa possiamo aggiungere ancora? Ma mi ha colpito il fatto che la l'editrice di The Post, del giornale, fosse una donna che non aveva esperienza e che ha usato uno strumento che è scomparso, il buonsenso. Cioè, il buonsenso oggi è proprio una qualità che non si vede da nessuna parte. Proprio, guardi, sembriamo governati dall'insipienza, perché se usassero il buon senso, penso che saremmo governati bene. Ed è scomparsa anche una frase, due frasi sono scomparse, il concetto del buon padre di famiglia, perché è scomparso anche il padre, perché da un punto di vista della riforma di famiglia non esiste più la figura preminente dopo il 76 del padre di famiglia, sono state, i ruoli sono uguali. È rimasto invece nel codice penale o nel codice civile il concetto del buon padre di famiglia, che anche qua vorrei stendere un velo pietoso, perché rimane ancora la figura prevalente secondo un certo concetto di buona amministrazione. Però io ho sentito in molti governi nel passato che dicevano: ma non sarebbe difficile governare, basterebbe usare il buon senso delle casalinghe. Cioè, quante volte l'abbiamo sentito nel passato questo? Perché proprio vuol dire vedere, osservare i bisogni e cercare di trovare delle soluzioni pratiche. Questo di cui noi vediamo un'assenza totale nel panorama politico oggi. Quindi quello che era emerso dopo la grande crisi finanziaria del 2007, e sono state analizzate le grandi agenzie finanziarie inglese, in particolare da una banca, che è venuto fuori il rapporto Kinsey, mi sembra, McKinsey della banca, che ha analizzato quali banche avevano avuto maggiori perdite e perché, e si sono resi conto da un'analisi di questi dati finanziari, che hanno mosso miliardi di perdite, che i fondi e le banche che avevano a capo donne avevano avuto meno perdite. Qui mi collego quindi al discorso dell'editrice The Post, perché la donna usa uno strumento che non ha un costo, non rappresenta un costo di un senso, cozza contro grandissimi interessi, quindi non viene usato, perché è logico il buon senso, e quindi è un problema che la società deve porsi oggi, perché è una società ancora strutturalmente e mentalmente patriarcale. Certo, quindi il tempo passa, ma le cose non cambiano. Allora, abbiamo la pausa pubblicitaria da fare adesso, dopodiché rientriamo e ripartiremo con un'altra ricorrenza. Ma adesso ci fermiamo 2 minuti per la pubblicità e poi ci ritroviamo qua, TV7 Match.